Terni Civica nasce da un percorso che abbiamo condiviso a Terni tra vari gruppi, associazioni, movimenti, comitati e singoli cittadini ternani. Quindi è proprio una lista civica che si fonda sull'impegno di persone che hanno messo a disposizione il proprio lavoro, il proprio impegno, le proprie conoscenze per arrivare a proporre, a fare una vera proposta civica all'interno di una coalizione che noi chiamiamo coalizione del cambiamento, una coalizione che deve portare le istanze civiche, le proposte civiche, le proposte civile al governo di questa città. Quindi noi siamo stati i primi a riconoscere nei latini la persona giusta a poter traghettare questa città, a poter rispondere alle istanze civiche. Noi siamo ci piace definirci uniti e diversi. Noi siamo uniti e diversi perché siamo uniti nella coalizione, perché vogliamo tutti il cambiamento e vogliamo riportare la città a livello più consono. Siamo diversi perché sono comunque delle diversità all'interno anche della stessa coalizione, ma noi siamo aperti e siamo qui appositamente per raccogliere tutti coloro che vogliono contribuire alla rinascita della città. Non siamo esclusivi, ma siamo inclusivi. Noi sappiamo che oggi la città, tanta gente non sa come, dove votare. Noi abbiamo appunto rappresentato questa istanza civica perché sappiamo che tanti cittadini vedono il civismo come un fatto positivo e propositivo. Non abbiamo nessun candidato che viene dai partiti, ma noi siamo pronti per governare la città, per proporre le nostre idee, i nostri progetti. Avremo nei prossimi, nel proseguo della campagna elettorale, abbiamo in mente di presentare due o tre progetti che sono molto importanti e saranno nel futuro, se ben recepiti dalla nuova giunta, potranno portare veramente una ventata propositiva per questa città. Il vostro simbolo è la fontana di Piazza Tacito, è una delle vostre priorità, immagino. Sì, come potete vedere qui dietro, noi abbiamo messo il nostro simbolo sul cantiere della fontana di Piazza Tacito. Noi ci siamo presi l'impegno nei confronti della città di riaprirla quanto prima, perché è importante che la città riabbia i suoi luoghi simbolo, come la fontana, così anche altri luoghi, il Teatro Verdi, il Parco di Cardetola. L'utilizzo della città, il decoro della città. Dobbiamo essere propositivi, dobbiamo fare le cose, farle nel modo migliore, nel rispetto della legalità.